Carissimi fratelli e sorelle, il rito di benedizione che stiamo per celebrare, esponendo alla venerazione del popolo cristiano l'immagine restaurata di San Michele Arcangelo, rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità. Disponiamo i nostri animi a comprendere il vero significato di questa celebrazione. Michele lotta per ristabilire la giustizia divina, difende il popolo di Dio dai suoi nemici, e soprattutto dal nemico per eccellenza, il diavolo. E San Michele vince perché in lui è Dio che agisce. Questa scultura ci richiama allora che il male è vinto, l'accusatore è smascherato, la sua testa schiacciata, perché la salvezza si è compiuta una volta per sempre nel sangue di Cristo. Anche se il diavolo tenta sempre di scalfire il volto dell'arcangelo e il volto dell'uomo, Dio è più forte e la sua vittoria e la sua salvezza è offerta ad ogni uomo. Nel cammino e nelle prove della vita non siamo soli, siamo accompagnati e sostenuti dagli angeli di Dio che offrono, per così dire, le loro ali per aiutarci a superare tanti pericoli e poter volare alto rispetto a quelle realtà che possono appesantire la nostra vita o trascinarci in basso. Chiediamo a San Michele Arcangelo che ci difenda dal maligno e che lo getti fuori dalla nostra vita. Preghiamo tutti insieme con la preghiera che avete ricevuto sul retro del San Michele. San Michele Arcangelo, difendici dalla morte, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichiamo e preghiamo che Dio lo doni, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. San Michele, prega. Voglio ringraziare
Narciso che mi ha affidato questo incarico, tutti coloro che hanno provveduto ad aiutare per il restauro dell'opera, chi ha aiutato al trasporto e soprattutto la famiglia, le due sorelle che hanno provveduto al finanziamento del restauro e soprattutto ci tenevano a questa cosa e il parroco ha approfittato per recuperare questo bene che è di tutta la comunità, non solo di Guglionis ma di tutta la nostra famiglia. Il parroco ci teneva molto all'indice del santo perché comunque indicava il male che appunto lo sconfiggeva e quindi questa cosa è stata accordata. E ora vi lascio il video, così poi se avete bisogno di farmi domande io sono qui a disposizione. Grazie mille. Questo invece è vita. Come si può vedere sul volto c'era molto sporco, c'erano i buchi dei danni. Ecco, certamente forse quelli più avanti nel tempo si ricorderanno dove era collocata questa statua, sì. No, la Bibbia, io ho visto il fuoco, nella nicchia qui a sinistra dove è stata chiusa a fianco all'altare di Santa Laura. E sarà quest'anno la prima statua che avviene con il corteo processionale del nostro santo patrono Adamo, il 29 giugno. Si aggiunge al corredo liturgico, artistico, storico di cui la nostra comunità è particolarmente dotata, lo sappiamo bene. Per cui è un'opera importante, un'opera che è ritornata alla luce, al suo splendore, e davvero grazie di cuore a chi l'ha permesso, abbiamo ricordato chi ha fatto così col dito, perché io la vedevo e vedevo questo di giorno, ma certamente non potevo metterci mano. Ora grazie a Lena e Angela che mi hanno dato il là. E quindi siamo partiti circa 2 anni fa, cioè verso 2 anni, con tutte le pratiche burocratiche, cioè poi con il restauro che è durato da settembre a maggio. I tempi tecnici della sovrintendenza, il dialogo continuo, nei periodi salienti ci sentivamo quasi tutti i giorni, perché non era facile equilibrare i pensieri della sovrintendenza, il nostro, le esigenze, così siamo riusciti a ricordarla al suo esplendore. Nella visita che ha compiuto la sovrintendenza, la visita finale, per dare l'ok, è rimasta molto contenta dell'opera, dell'uscita dell'opera che è stata. Davvero grazie di cuore, le sorelle e anche la dottoressa. Quanti altri con me in maniera silenziosa hanno collaborato nel trasporto, nella organizzazione di questa giornata, nelle varie situazioni che ci si pongono ogni giorno, perché certamente un'opera da ammirare, da custodire, ma la custodia richiede un lavoro quotidiano che tocca tutti noi, in modo particolare a chi abita questo tempo di tutti i giorni. Allora, grazie di cuore. Vedremo. Grazie di cuore a tutti.